bel giorno un piccolo uomo prese con sé una vecchia valigia. In quegli anni ancora cupi, tanta fame di amore e magia, Cosa Nostra lo attende giù al porto, per le strade strapiene di folla. Una madre gli stringe la mano, la sorella da sé non lo molla, fino a quando arrivò sera si dovettero salutare. La valigia di ricordi e tante storie da raccontare, lui trattenne forte il suo pianto, una vita di ricordi, passeggiate per le campagne, mare, chiese, prati e borghi, ma più non c'è. C'è un ruolo delle donne, i grandi uomini sono, hanno potuto diventare quello che sono perché c'erano dietro delle mani. La madre, vedete questa signora, che ha saputo sfidare tutti quanti per ricostituire la verità, perché il figliolo lo avevano emarginato, era un povero sbandato, addirittura un terrorista. Dice che hanno trovato un biglietto
Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui, per abbandonare la politica e la vita, che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, poi si fascia il corpo con il tritolo e saltellare sui binari. Suicidio! Come l'anarchico Pinelli che vola dalla finestra della questura di Milano, oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi! Perché il figliolo lo avevano emarginato. Era un povero sbandato, addirittura un terrorista. Ma accanto a questo, e mi auguro, ed è una promessa che ci siamo fatti, c'è un'altra madre grandiosa. Avete sentito parlare di... della mamma di Roberto Antiochia, Saveria Antiochia. Questa è una donna il cui figlio è stato ucciso insieme a Nini Casale. Si doveva sposare. Stato ucciso e lui lo sapeva già, Ninni Cassarà, e prima ancora era stato ucciso l'altro capo della morte, Boris Giuliano. Presenta la squadra mobile di Palermo. Dottor Cassarà, Ninni, io qui devo stare. Comincio a diventare l'uomo della scorta. È quel ragazzo che viene ucciso insieme a Ninni Cassarà. Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. E buttatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Questa donnetta con i capelli bianchi è lì in prima fila, si costituisce parte civile e si siede con quei 400 mafiosi nel gabbione e lei cerca gli occhi, sarebbe costituita libera, libera nasce da Saveria Antiochia. Una volta io avevo scritto una cosa su questa sua. Un bel giorno un piccolo uomo prese con sé una vecchia valigia, in quegli anni ancora cupi, tanta fame di amore e magia, Cosa Nostra lo attende giù al porto, per le strade strapiene di folla, una madre gli stringe la mano, la sorella da sé non lo molla, fino a quando arrivò sera, si dovettero salutare, la valigia di ricordo e tante storie da raccontare. Lui trattenne forte il suo pianto, una vita di ricordi, passeggiate per le campagne, mare, chiese, prati e borghi, ma più non c'è. Lungo il tratto cammina sospeso su di un ponte di legno di corda, non quello sguardo lui vuole evitare, ma il ricordo che più lo conforta, si trovò in viaggio insieme a un amico. Il ricordo da tempo sudava, il magistrato decise di fare, e ricordo che sempre cantava.
adesso non più, della gente in massa in salita che guardava i sogni da giù. Il buon Paolo adesso ci sente lavorando da sotto le acque di una nave appena affondata dalla storia di chi non mente. Fino a quando arrivò sera si dovettero salutare sulle stelle del nostro universo e le anime morte annegate vanno insieme per acque e tramonti tra le nuvole del nostro cielo, un ricordo di vita passata e la storia.